È il 1984, io termino il servizio militare, ho fatto l'alpino e vengo convinto e coinvolto da mio zio a partecipare a un progetto straordinario, ovvero diventare speaker radiofonico di una piccola radio, di un piccolo paesino della Bassa Romagna, l'Avezzola. Non mi guardi così, esiste cazzo l'Avezzola. Adesso per descrivervi l'Avezzola, adesso quando voi uscirete da qui più tardi, andate su in macchina nel navigatore, provate a digitare l'Avezzola, vedrete che il navigatore si spegne perché non c'è un cazzo da vedere. All'Avezzola oggi, penso nell'84, cosa ci poteva mai essere? Per dire, per dire. C'era la radio e la radio è una maschera meravigliosa. La radio è una maschera per eccellenza perché tu ascolti una voce, quella voce che ti regala magari delle sensazioni e delle emozioni e non sai a chi appartenga. E a quel punto tu ti costruisci con la tua fantasia una fisicità che è soltanto tua. E tante volte, signora, mi creda, la fantasia dovrebbe rimanere fantasia. Esperienza personale. Io e mio zio facevamo questo programma che andava in onda il venerdì notte, il 9 venerdì sul sabato. Cominciavamo il venerdì sera intorno alle 9:30-10 e terminavamo il sabato mattina alle 7:30. Tutta la notte in diretta, con i telefoni aperti, perché allora si usava così, telefoni aperti, perché tutto il pubblico poteva telefonare e partecipare alla radio. E chi telefonava di notte? Chi di notte o lavorava o era in giro, e quindi gestori di locali, gente che li frequentava, forze dell'ordine, fornai. Moltissimi fornai. C'era una fornaia. C'era una fornaia che telefonava, la fornaia di Mezzano. Mezzano, un luogo tra Alfonsina e il nulla. Non sono mai arrivati neanche i missionari a Mezzano. Questo lo dico qui perché se lo dico a Mezzano fanno un culo così. C'era sta fornaia, vi giuro, aveva una voce che definire sensuale mi crede è riduttivo. Aveva una voce da pelle d'oca proprio, Madonna. Quando lei telefonava, io e mio zio mettevamo le bacinelle sotto gli sgabelli perché ci colava tutta la libidine. Ma c'erano i microfoni, si impennavano, cazzo, i microfoni. E noi, giustamente, da uomini medi quali siamo, attorno a questa voce ci eravamo costruiti tutto un... una fisicità, capito? Un martedì notte io e mio zio, scientemente, come due scemi, prendiamo la macchina e ci rechiamo a Mezzano per dare un corpo reale alle nostre fantasie erotiche. Arriviamo al forno a Mezzano, al primo addetto chiediamo: c'è là adesso? Io non dirò il nome, non dirò il nome, però non c'è più neanche il forno, sono passati 40 anni ormai, addio. E dice: ve la chiamo subito, Madonna, e mio zio eravamo così. Sai l'esame di quinta elementare, porca miseria. E dopo un po' si sente la voce di lei che dall'altra parte che dice: arrivo ragazzi! Madonna! E dopo un attimo. E dopo un attimo lei si è materializzata davanti a noi, davanti ai nostri occhi, c'era la mitica fornaia di Mezzano. Era lei, la voce era la sua, indiscutibilmente era lei, proprio la fornaia che... Cioè... Cannavacciuolo, senza barba, senza tutta quella barba, un po' ce l'aveva però curata comunque, eh? Ah beh no, curata. Fortunatamente non dava quelle pacche sulle spalle che da Cannavacciuolo, se no sputava un polmone, cazzo. Però si vede che fare il pane vengono degli avambracci particolarmente muscolosi, ma stretto la mano per una settimana ho girato con la manina morta proprio, capito? Mamma mia, ragazzi. Vedi che delle fantasie a volte dovrebbero rimanere fantasie.